non mi vedete, sempre a caso. Un saluto a tutte, per lunghe e per tutte, come diciamo. Dalla nostra trasmissione non ne scordiamo il nostro passato. E oggi ritorna la rubrica tanto aspettata di I conti dei nostri nanni. E precisamente stiamo continuando col decimo racconto di Giufà. Oggi dirò e parlerò di Giufà e i Marenchi Roro, i Marenchi Roro. Era un giorno a festa di San Martolo. E allora a madre di Giufà, sempre romia, so se te cogli la festa di San Martolo, a Giarratana, c'è a ferare al male, caparagnolo qualche cosa risorde. E festaranno, ci sono i forestieri, i mercanti, tante persone. Io fa, che per favore, dacci impanare cino riova. Abbiamo una centina riova. Che almeno te avete vinne e baragniamo qualche soddicino. Io faccio passo brutto. Dice, a me non mi rendo utile quando posso. Se so sì, pigliavo il panaro e partivo per gli arratani. Arrivato agli arratani, la fiera l'armala incomincia a gettare voce. Ova, ova, gli ova frischi frischi, lo colorai a dina, i figli un'orora, frischi, cavoli, ova di tutti i maneri. Ci fu un mercante molto birbante, dice, o conoscia gli ufali, dice, ora o prendiamo un po' raviere, o prendiamo in giro. Ci avvicinavo, gli fa, che fa? Te vinne stiamo, che c'è? Te vuoi rurre che vanno, ova, ova, ova. E allora sai che fai? Mi porare lui, certo, a disposizione. Che lo prendiamo, ste ova, ci permette di capire come sono, se sono passato, no, fischi fischi lo colorai a dina su, e ci permette che controllo, va bene. Un mercante che fece, pigliava l'uovo, fece così, un ruppo apposta, senza che io fasse la donava, si aveva messo nelle mani un marenco roro, ma io, gli fa, nell'uovo c'è un marenco roro, gli fa, accendiamo, come, e capire, se ruppo l'uovo, come farà così, c'è un marenco roro. Maria Maria, quando viro l'altro che ci mi comprai? Attorno fece così, sempre berbante, un mercante, attorno ruppe l'altro uomo. Pace, figlia in nome di Maria, gli fa, l'altro marenco loro, l'altro marenco. Gli fa quando mi sta così, restò un cretonuto. Piglia un mercante e ci dice, gli fa, rammelle tutto i panarolo l'ova, che io mi compro. A che preparo, babbo? Io, babbo, ma chi? E io mi vendo l'ova che ci sono i marenchi roro. Ma manco voglio essere pagato su l'ova. E scappavo con tutte l'ova. Perché giustamente dice, una volta che c'è un marenchi roro, ora mi piglio tutti i marenchi roro. E la mamma ci porta un banaro di marenchi roro. Si mise una ragnone, tagliava a destra e a sinistra, visto che non c'era nulla, e arrivato a un certo punto ha cominciato a pigliare il primo uovo. Ora mi chiamare in un'ora, mi c'è così, pa! L'uovo logicamente si scravazzava, a bada, i gozzi e tutto il resto che erano panari. E cacchia, non ce n'è marengo d'oro, ma come ne chiedo, c'è un marengo d'oro. E può darsi che è nuovo senza marengo. E allora pigliavo l'altro, e tanto, pum, rapio, bada, gozzi, tutto dentro panari. Zo, ste marengo d'oro, una l'ova non c'è, che c'è dubbio, come il cantario pigliato in giro, e ruppe tutto fino all'ultimo, c'è sì il marengo, c'è sì, perciò te dopo annerro feci un fieto che era cino riove, ricozze, lo rosso, Maria non si può descrivere, si arrocoglia a casa, la mamma, gli fa, com'è tutto a posto, un panaro che è vacante, che buttaste i soldi, c'è sì i soldi, da quello vacante, non è vacante mamma, e cino sì, ma non risotto, e cino ricozze uovo,
badate uovo e tutte le cose. Ma perché? E ci quando avevo fatto le merengue. E addirittura non ci restava manco un uovo per fare la frittata. E la mamma le gli fa, oh, sotto, ci disse, signoruzzo, dammi la forza a sopportarlo, o voglio sempre ciò bene. E io, ma figlio, con tutti i ninjati che mi fa. Va bene, dopo questo simpatico racconto ancora di Giovanni, ora l'amico Pippo Cerruto mi preparerà un tanco de lusso che si adatta al racconto di Giovanni. Grazie, alla prossima.